È un maestro colui la cui coscienza è stata così affinata da poter ricevere e riflettere in modo perfetto la luce di Dio. Il sole batte ugualmente su un pezzo di carbone e su un diamante, ma solo il diamante ne riflette la luce. Anche la luce di Dio risplende ugualmente su tutti gli stadi della vita, ma il suo riflesso è più vivo in alcuni che in altri. La luce divina viene pienamente riflessa dall'uomo realizzato. Ogni essere umano è essenzialmente un'anima, ricoperta da un velo di Maya. Con l'evoluzione e l'autosforzo, l'uomo pratica nel velo un piccolo buco. In seguito, rende il foro sempre più grande. Mentre l'apertura si allarga, la sua coscienza si espande e l'anima si rende più manifesta. Quando il velo viene strappato via completamente, l'anima si rivela pienamente in lui. Quell'uomo è diventato un maestro, padrone di se stesso e di Maya. I grandi non sono stati confezionati da Dio in modo speciale, sono diventati maestri attraverso i propri sforzi. Hanno dovuto lavorare e combattere per la loro liberazione, proprio come tutto il resto dell'umanità lotta per avanzare verso la luce della libertà dell'anima. Le divine incarnazioni come Gesù Cristo e Jadava Krishna avevano in qualche tempo e luogo sviluppato quella statura spirituale che predestinò la loro nascita come avatar. Tali esseri sono esenti dalle coercizioni karmiche della rinascita. Essi ritornano sulla Terra solamente per favorire la liberazione dell'umanità. Pur essendo liberati, gli uomini divini recitano per volontà di Dio i loro ruoli umani nella realtà apparente del dramma della vita terrena. Essi hanno le loro debolezze, lotte, tentazioni, sulle quali poi, con giusti conflitti e con giusto comportamento, ottengono la vittoria. In questo modo, essi dimostrano che tutti gli uomini possono e devono uscire spiritualmente vittoriosi dalle battaglie con quelle forze che vorrebbero impedire loro di realizzare la loro inerente unità con Dio. Un Cristo e un Krishna, creati perfetti da Dio, senza alcuno sforzo evolutivo da parte loro, che solo fingessero di lottare e vincere le loro prove sulla terra, non potrebbero costituire esempi da seguire per gli uomini che soffrono. Il fatto che anche i grandi furono una volta mortali simili a loro, ma vinsero, fa di loro colonne di forza e ispirazione per l'umanità confusa. Sapere che i divini avatar, per rendersi perfetti, sono dovuti passare come noi per gli stessi tipi di prove e di esperienze umane, ci dà speranze nelle nostre lotte. Un maestro realizzato in Dio si fa conoscere per le sue azioni spirituali. I miracoli non sono fra queste le più importanti. Alcuni dei miracoli compiuti dal Cristo possono essere oggi ripetuti dagli scienziati in altro modo. Dal lato spirituale, Cristo stesso disse: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà anche di maggiori. Miracoli come quelli di cui avete sentito parlare, li ho visti dimostrare molte volte dai maestri, ma non è questo il criterio della loro grandezza. Il potere di compiere miracoli viene naturalmente a quelli che conoscono Dio perché sono in sintonia con le sue cosmiche leggi. Ma coloro che si attaccano ai miracoli lo perderanno. Dio solo deve essere il traguardo dei loro cuori. Il raggiungimento spirituale più importante di un maestro è la conquista di Maya, l'illusione, il raggiungimento di quella
realizzazione che rende Dio meta suprema della nostra vita, più importante della vita stessa. Il Cristo compì il suo più grande miracolo quando accettò di soffrire sulla croce, dicendo: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Avrebbe potuto usare il suo potere spirituale per vendicarsi e per salvarsi, ma la sua vittoria lo immortalò come esempio per tutti i secoli. Se egli fu capace di superare la sua coscienza mortale per esprimere la divinità, altri uomini possono fare lo stesso. La manifestazione di Dio nella vita di esseri divini viene talvolta misurata secondo il bene quantitativo e il bene qualitativo che si fanno. Ma i grandi che manifestano pienamente Dio sono ugualmente uno con Lui. Perciò è impossibile fare confronti tra i maestri, gli avatar, ed è sciocco tentarlo, perché essendo tutt'uno con Dio, essi sono uguali, sono tutti uguali dinanzi a Lui. Ma per me, Krishna e Cristo hanno valore supremo. Con la grandezza del suo sacrificio d'amore, il Cristo ha influenzato il mondo intero. Krishna manifestò un aspetto diverso del Padre infinito. Al contrario di Cristo, che fu un rinunciante, Krishna fu un re. E io mi inchino a chi sa essere un re e rimanere un essere divino al medesimo tempo. Essere nel mondo, ma non appartenere al mondo, è molto difficile, perché si vive in mezzo alle tentazioni e ai desideri, eppure si deve rimanere intoccabili da essi. Krishna venne sulla terra molto prima di Cristo, circa 3.000 anni prima, dicono alcuni studiosi. Le vite di Cristo e di Krishna non hanno solo una grande somiglianza spirituale, vi sono parallelismi anche nelle storie personali. Tramandateci. Entrambi, Cristo e Krishna, nacquero da genitori devoti, amanti di Dio. I genitori di Krishna furono perseguitati dallo zio malvagio. La minaccia di re Erode tormentò la madre e il padre di Gesù. Gesù fu paragonato a un buon pastore. Krishna, durante la sua infanzia in cui si nascondeva dallo zio, fu un vaccaro. Gesù vinse Satana. Krishna vinse il demone. Gesù fermò una tempesta sul lago per salvare la barca che portava i suoi discepoli. Krishna, per evitare che i suoi devoti e le loro mandrie annegassero in un diluvio, innalzò sopra il loro il monte come un ombrello. Gesù fu chiamato re dei giudei, benché il suo regno non fosse di questo mondo. Krishna fu un re terreno e un re divino. Gesù ebbe delle discepole, Maria, Marta, Maria Maddalena, che lo aiutarono ed ebbero un ruolo essenziale nella sua missione. Le discepole di Krishna, Radha e le gopi, le mungitrici, ebbero nella sua vita un simile ruolo divino. Gesù fu crocifisso, inchiodato a una croce. Krishna fu ferito a morte dalla freccia di un cacciatore. I destini di entrambi furono predetti dalle scritture. E questi due avatar, entrambi orientali, sono generalmente riconosciuti rispettivamente in Occidente e in Oriente come incarnazioni supreme di Dio. Gesù Cristo e Bhagavan Krishna hanno dato al mondo due libri tra i più grandi di tutti i tempi: le parole di Shri Krishna nella Bhagavad Gita e quelle del Signore Gesù nel Nuovo Testamento della Bibbia. Sono manifestazioni di verità, grandi esempi di scrittura spirituale, perché impartiscono in essenza il medesimo insegnamento. Il Cristo insegnò la devozione e lo yoga come Krishna e fu il mio Paramparam, guru,
Mahavatar Babaji, che primo mi parlò, che per primo parlò di dimostrare l'unità dell'insegnamento di Cristo e della filosofia yoga di Krishna. Compiere questa missione è l'incarico speciale che mi fu dato da Babaji. Sono lieto che il cristianesimo non venne chiamato gesuismo, perché il cristianesimo è una parola molto più vasta. Gesù è il nome di un piccolo corpo umano in cui nacque la grande coscienza cristica. E benché la coscienza cristica si manifestasse nel corpo di Gesù, essa non può limitarsi a una forma umana. Sarebbe un errore metafisico dire che l'onnipresente coscienza cristica sia circoscritta dal corpo di un qualsiasi essere umano. Jadava Krishna è il Cristo degli Hindù. Questi due grandi avatar, Jadava e Gesù, manifestarono pienamente la coscienza cristica. A tutti quelli però che l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figlioli di Dio. Gesù ha detto: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cade in terra senza il permesso del Padre vostro. La coscienza di Dio è onnipresente. Egli conosce simultaneamente tutto ciò che accade nel mondo. Voi siete consci di ogni cosa che accade in qualsiasi parte del vostro corpo. Allo stesso modo Dio avverte tutto ciò che succede nel suo corpo, il cosmo. Se potete sentire la sua coscienza onnipresente nelle punte delle vostre dita, nel cuore, nella testa e dovunque vi sia qualsiasi vibrazione del creato, se potete sentirvi in ogni punto dello spazio, se la vostra compassione e il vostro amore hanno dilagato ovunque e voi sentite l'unità con tutte le cose, siete nella coscienza cristica. Entrambi, Gesù e Jadava, erano tutt'uno con l'onnipresenza della coscienza cristica. Da Cristo a Krishna noi impariamo che lo scopo della religione è quella di espandere la coscienza umana e di unirla all'onnipresente coscienza cristica. In che modo? La vita sociale è quella di coltivare l'amore divino per tutto ciò che esiste. Amare tutti imparzialmente è conoscere la coscienza cristica. La via trascendentale è quella della comunione diretta con la coscienza cristica attraverso la meditazione yoga. Il corpo si rammenta continuamente che siete carne, eppure ogni notte nel sonno Dio vi toglie la coscienza della carne per dimostrarvi che non siete il corpo, non siete l'onda, ma l'oceano. Dietro di essa non siete questa coscienza mortale, ma la coscienza immortale dietro di essa. Gesù dichiarò: io e il Padre mio siamo uno. Chi conosce Dio diviene tutt'uno con Dio. La coscienza di un tale devoto non risiede soltanto nel corpo, egli sente l'unità con lo spirito dietro il proprio corpo e la propria mente. Quando l'onda danza sul mare, crede di esistere come entità separata. Ma quando si rende conto, io non posso esistere senza l'oceano, l'onda vede che è l'oceano, che l'oceano ha creato una piccola onda dal suo seno. Similmente, Dio può manifestarsi come anima nella forma di un uomo, ma non può essere limitato da quella forma. La Bhagavad Gita disse: lo spirito supremo esistente nel corpo è il distaccato vedente. Colui che consente, sostiene, sperimenta è il grande Signore e il più alto sé. Gesù comprese che il Padre è divenuto me. Questa verità è anche affermata nelle scritture indù. Tu sei quello. Considerate le limitazioni di questo corpo fisico.
Guardando al di fuori vedete malattie, sofferenze, dolori, angosce. Ma nell'altra parte, quella interiore di questo corpo, nei centri sottili di coscienza spirituale, c'è il Consolatore. Se la vostra mente segue il corso dell'ordinaria coscienza esteriore, troverete l'inferno. Ma quando, meditando sull'Om, la vostra mente segue il corso della coscienza interiore, troverete il grande cielo che esiste dietro questo corpo. Per questo Gesù disse: non siate troppo solleciti per la vostra vita, di quel che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quel di cui vestirete. La vita non vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. La vita non vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Non appena vi concentrate sul limitato corpo fisico, cadete nella fossa dell'infelicità. La ricerca della prosperità è popolare di questi tempi, ma voi potreste ammalarvi e non essere in grado di godervi la vostra abbondanza. Per questo Gesù esortava a cercare prima il regno di Dio. La vostra coscienza deve essere con Dio. Questo è il più alto dovere dell'uomo, perché è la gente del mondo che ricerca queste cose. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate il regno di Dio piuttosto e tutte le altre cose saranno date in più. Salute o non salute, potere o non potere, cercate prima Dio. Se cercherete con questa determinazione, tutte le cose vi saranno date in più, non prima. Il Cristo andò anche più oltre. Nessuno ha abbandonato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campo per amor mio o per il Vangelo che non riceve il centuplo. Adesso, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme con le persecuzioni e nel tempo a venire la vita eterna. Con queste parole il Cristo insegna la rinuncia fisica come la via più alta per raggiungere Dio. Non è stolto non rinunciare a poche cose materiali per realizzare il regno dei cieli, ma raramente, perfino devoti cristiani seguono quello che il Cristo ha detto qui. Non molti sono capaci di seguire questo sentiero, eppure la rinuncia non è un'autopunizione, ma l'investimento di pochi gingilli temporali per guadagnare il tesoro eterno, Dio. Le persone mondane hanno abbandonato Dio per cose periture, ma io ho abbandonato le cose periture per Dio. Anche la Gita consiglia la rinuncia. Krishna dice: abbandonando ogni altro dharma, dovere, ricorda me solo. Io ti assolverò da ogni peccato derivante dal non aver compiuto quei doveri minori. La vergogna, i guai, le difficoltà che deriveranno dall'abbandono dei doveri terreni, Dio ve li perdonerà. Ma la Gita dice di più. I savi chiamano saggio quell'uomo i cui perseguimenti sono tutti privi di intenti egoistici e del desiderio di risultati e le cui attività sono purificate dal fuoco della saggezza. Abbandonando l'attaccamento ai frutti delle proprie opere, i saggi sono sempre paghi, indipendenti dalle ricompense materiali, non compiono alcuna azione elegante, neppure in mezzo alle attività. Con ciò Krishna dichiara che non è necessario abbandonare esteriormente ogni cosa per trovare Dio. Se tutto ciò che si fa è fatto senza motivo egoistico, ovvero solo per piacere a Lui. Sri Krishna dice nella Gita che per trovare il regno dei cieli, ciò che l'uomo realmente deve fare è rinunciare ai frutti dell'azione. Dio ha mandato l'uomo in questa vita colmo di tanta fame e tanti desideri che egli deve lavorare.
E senza il lavoro umano la civiltà sarebbe una giungla di malattie, carestie e confusioni. Se tutta la gente del mondo abbandonasse la civiltà materiale per vivere nelle foreste, queste dovrebbero essere trasformate in grandi città. Altrimenti gli abitanti morirebbero per mancanza di igiene. D'altra parte, la civiltà materiale è piena di imperfezioni e miserie. Quale possibile rimedio si può consigliare? La vita di Krishna dimostra la validità della sua filosofia. Non è necessario sfuggire alle responsabilità della vita materiale. Il problema può essere risolto portando Dio qui, dove Egli ci ha posto. Il nostro ambiente, nella mente in cui regna la comunione con Dio, dovrà discendere il cielo. Un cielo senza te, mio Dio, non voglio. Amo lavorare nella fabbrica se solo posso udire la tua voce nelle rumorose ruote delle macchine. Una vita materiale senza te, mio Signore, è una fonte di miseria fisica, malattie, crimini, ignoranza e infelicità. E per evitare i trabocchetti dei due estremi, rinunciare al mondo o affondare nella vita materiale, l'uomo dovrebbe con la meditazione costante educare la propria mente in modo da essere in grado di svolgere le necessarie e doverose azioni della vita quotidiana, conservando dentro di sé la coscienza di Dio. Tutti, uomini e donne, dovrebbero ricordare che la loro vita terrena può essere liberata da infiniti mali fisici e mentali se essi aggiungeranno al loro quotidiano programma di vita la profonda meditazione. L'esempio datoci da Krishna è questo: una vita equilibrata di meditazione e attività libera da attaccamento ai frutti delle azioni. Il messaggio di Krishna nella Bhagavad Gita si presenta come la dottrina più adatta alla nostra indaffarata vita moderna dalle molte preoccupazioni. Lavorare senza la pace di Dio è un inferno. Lavorare mentre la felicità di Dio zampilla eternamente nell'anima significa viaggiare con un paradiso portatile dietro, dentro di voi, dovunque andiate. Essere costantemente preoccupati, anche in ambienti piacevoli, significa vivere in un inferno. Vivere nell'infinita pace dell'anima, sia pure in una baracca traballante, è un vero paradiso. Sia in un palazzo che sotto un albero, dobbiamo sempre portare in noi questo cielo interiore. Lo yogi gode ogni cosa con la coscienza di Dio, ma al medesimo tempo può dire: se non vedo la faccia del cibo, non ne sento la mancanza. Le condizioni del mondo non devono preoccuparvi, non siate attaccati ad alcuna cosa. Gesù digiunò per 40 giorni, mantenendo la mente sempre rivolta a Dio. Se siete nel mondo e non avete alcun attaccamento ad esso, siete un vero yogi. Stare in un negozio di dolci senza toccarli è vera rinuncia. Tuttavia il latte non galleggerà sull'acqua se non ne fate burro. L'unico modo per trovare felicità ed emancipazione è quello di cercare Dio e vivere secondo le sue leggi. Gesù disse: se la tua mano ti è occasione di scandalo, tagliala via. Questo tipo di determinazione è necessario. Dovete realizzare nel vostro cuore, nella vostra anima, questa verità. Signore, tu solo sei mio. Sono qui soltanto per compiacerti. Rinunciate non solo esteriormente, ma anche nella vostra mente. Gesù non voleva dire che l'uomo non dovesse mangiare o vestirsi. Egli prendeva cibo e portava vesti. Intendeva dire che mentalmente non ci si deve attaccare al vestiario e al cibo. Insegnava che la rinuncia deve essere compiuta mentalmente oltre che esteriormente. Non siate solleciti per il vostro corpo. Significa: non preoccupatevi troppo del cibo e del vestiario, né delle richieste del corpo. È più importante essere puri interiormente che esteriormente. Se sapete essere puri di dentro e puliti anche di fuori, meglio ancora.
Colui che ignora i comandamenti delle scritture e che segue i propri stolti desideri non trova la felicità, o la perfezione, o il traguardo infinito. Non dovete concentrarvi sui vostri difetti, né ritenervi un peccatore. Affermate che siete figli di Dio e ponderate su quello che Gesù disse: Io e il Padre mio siamo uno. Un giorno dovrete abbandonare il corpo e per quanto possiate essere potenti, verrà il momento in cui il vostro corpo dovrà essere sotterrato. Non c'è tempo da perdere. I metodi yoga insegnati dal mio amato Cristo e dal mio amato Krishna distruggono l'ignoranza, distruggono la sofferenza, ponendo l'uomo in grado di raggiungere la propria autorealizzazione. L'unione con Dio. Nel nome di chi diede origine a cristiani indù, smantelliamo le mura della sofferenza e dell'ignoranza e adoriamo Dio in verità. Troppo spesso il suo nome, i demoni dell'avarizia, del pregiudizio hanno danzato nei templi di Dio. Dobbiamo rispettare e riportare sui suoi altari il Signore della pace e della gioia. Comportiamoci sulla terra non come americani o indiani, con usi e credenze contrastanti, ma come figli di un unico padre. Cristiano e indù non sono altro che appellativi. Viviamo dunque come una grande, divina famiglia in un mondo unito, conoscendo dentro e fuori di noi l'armonia e la beatitudine dello Spirito. Vedi una grande valle azzurra, circondata da montagne splendenti come gioielli. Intorno a picchi opalescenti lucevano nebbie vaganti. Un fiume di silenzio scorreva lì, d'un chiarore adamantino. E là vedi uscire dalle profondità delle montagne Gesù e Krishna, che camminavano tenendosi per mano. Il Cristo, che aveva pregato sulle rive del Giordano, e il Krishna, che aveva suonato il flauto presso il fiume Jamuna. Essi battezzarono nelle acque radianti. La mia anima si dissolse in profondità insondate. Ogni cosa cominciò a emettere fiamme astrali. Il mio corpo, le forme di Cristo e Krishna, le iridescenti colline, il fiume splendente, l'empireo lontano, divennero luci danzanti. Mentre volavano atomi di fuoco. Infine, nulla rimase al di fuori di una calda luminosità in cui tremolava tutto il creato. Oh Spirito, nel mio cuore mi inchino a te, sempre di nuovo, eterna luce in cui tutte le forme si fondono.